Ciao a tutti, benvenuti a Macro Librarsi Live, un'iniziativa di macrolibrarsi.it, Alternativa Naturale. Io sono Marianna e questa sera avremo con noi in questa diretta De Alma Franceschetti che ci parlerà di come affrontare il caldo grazie alla cucina macrobiotica. Intanto saluto De Alma, che non vedo ancora collegata, ma che presto sarà qui con noi. E Ciao saluto anche Marianna, ci voi che siete sono. già in tantissimi ad aver accettato l'invito per questo webinar gratuito. Ciao Elena, ciao Franca, Giovanni, Laura, Pinuccia, Michela, siete in tantissimi come sempre. E come sempre, soprattutto per i webinar di De Alma che sono seguitissimi e attesissimi. De Alma, ci sei? Sei con noi? Sì, certo, sono qua, mi senti Marianna? Ciao. Ancora non ci sente, non è ancora collegata. Io. Intanto vi ricordo come è strutturato questo live. De Alma farà uno speech di circa 20-25 minuti e poi daremo tanto spazio alle vostre domande. Per le domande potete utilizzare la funzione della chat. Le scrivete in chat e poi le mie colleghe le selezionano, me le passano e io le giro a De Alma. Ovviamente non riusciremo a rispondere a tutte le domande, che sono sempre tantissime quando si parla di cucina, alimentazione e salute, e cercheremo di raggrupparle e comunque di dare il maggior numero di risposte possibili. Vediamo se De Alma si è collegata. Sono qua, ciao Marianna, non mi senti? Ti sento, ma non vedo De Alma. Boh, io ho attivato la telecamera, però non so perché. Oh, adesso io mi vedo, non so se voi mi vedete. Forse tra poco il nostro video, il tuo video arriverà anche a noi. Allora, un attimo che sento. Ecco, forse, allora forse sono io che non ti vedo. Sì, secondo me sei tu che non mi vedi. Beh, intanto ciao a tutti, che in teoria dovreste vedermi e sentirmi, mi dicono dalla regia. Esatto, quindi forse il problema è il mio. E vabbè, intanto ti presento degnamente, De Alma. Grazie. Allora, De Alma Franceschetti è food blogger, autrice, insegnante di cucina e consulente macrobiotica. È diplomata alla Sana Gola di Milano e tiene corsi di cucina macrobiotica vegana, conferenze, seminari e consulenze personalizzate. Il suo blog è laviamacrobiotica.it. Oggi in questo seminario live De Alma ci parla appunto di caldo e alimentazione. Forse a molti di voi è capitato di soffrire tantissimo il caldo e quindi quando arrivano quei 40 gradi di tenere l'aria condizionata a palle, di avere sempre questo senso appunto di calore. Molto probabilmente è perché avete mangiato in una maniera non proprio consona quella che è l'energia del vostro corpo. E De Alma stasera ci parlerà proprio di questo, quindi come affrontare il caldo con la macrobiotica. De Alma, io ti lascio la parola. Sì, dimmi se mi senti perché era sparito tutto a un certo punto, ho dovuto ricollegarmi da capo, si era chiuso Esatto, allora tutto. abbiamo fatto mille prove e Non basta la mai, evidentemente. diretta. Adesso Adesso scrivi sì. da lì, Ok, benissimo. dai, dai. Allora cominciamo. Intanto buonasera a tutti. Stasera vorrei parlarvi proprio di come possiamo prepararci al caldo estivo per non soffrirlo troppo e soprattutto per non sentire troppo il bisogno di compensare con bevande ghiacciate, troppo fredde, con troppi gelati che non ci fanno bene. Dovete sapere che l'alimentazione ci aiuta moltissimo a migliorare la resistenza al caldo, ma anche al freddo durante l'inverno. La scelta del tipo di cibo e anche dello stile di cottura può portare nel nostro corpo più o meno calore, più o meno energia rinfrescante o riscaldante, quindi aiutarci a sopportare meglio il caldo o il freddo. Ovviamente questa sera ci occupiamo del caldo, non del freddo, di cui ci occuperemo poi con l'arrivo dell'autunno, con la fine dell'estate. Con un po' di attenzione,
con un'alimentazione un po' attenta e consapevole, si può davvero riuscire a evitare queste bibite ghiacciate, gelate, che vanno a indebolirci, a indebolire soprattutto l'energia dei reni e alla lunga quindi a produrre stanchezza. Dovete sapere che con l'arrivo della primavera il nostro corpo inizia tutta una serie di cambiamenti, di adattamenti per liberarsi di quell'energia riscaldante che ha cercato di accumulare durante l'inverno per proteggersi dal freddo, se abbiamo fatto le cose giuste, ovviamente. In questo modo potrà arrivare al momento del caldo dell'estate più leggero, più fresco. È un po' come fare il cambio di stagione, il cambio dell'armadio. Noi possiamo aiutare il nostro corpo a fare questo cambio di stagione, oppure possiamo mettergli i bastoni tra le ruote scegliendo il cibo e lo stile di cottura con cui cucinare, in particolare le verdure. Quindi, cosa fare per aiutare il corpo a fare questo passaggio attraverso la primavera e l'inizio dell'estate per prepararsi al caldo? Allora, dovremo scegliere soprattutto i cibi rinfrescanti e gli stili di cottura, quelli che mettono meno calore nel nostro cibo. Allora, iniziamo con la scelta dei cibi. Quindi possiamo cominciare a distinguere dei cibi più riscaldanti e più rinfrescanti. Questo ovviamente in un'ottica macrobiotica, quindi si parla di energie sottili, di yin e di yang, quindi non degli aspetti biochimici, ma di quelli proprio energetici. In generale possiamo dire che tutto ciò che è cibo animale ha un effetto più riscaldante rispetto al cibo vegetale che è più rinfrescante, ma sicuramente ve ne siete accorti. E questo già è una prima indicazione che vi dice che quando inizia ad arrivare la primavera e il caldo in particolare, è meglio spostare l'alimentazione il più possibile sul mondo vegetale. Quali sono i cibi nello specifico che creano più calore e che quindi sarebbe meglio fare attenzione a non usare o usare con molta parsimonia dalla primavera in poi? I salumi, la carne, le uova, i formaggi stagionati. Questi sono alimenti che creano veramente molto calore nel nostro corpo. Poi ce ne sono altri che ne creano un pochettino meno, però se ne abusiamo diventa comunque un eccesso di calore, ad esempio il pesce, i crostacei, i molluschi e i prodotti da forno. Cosa intendo per prodotti da forno? Pane, pizza, focaccia, cracker, grissini, fette biscottate, torte, biscotti, quindi la panificazione o comunque la farina del cereale cotta nel forno, dal punto di vista della macrobiotica si yanghizza molto perché la cottura al forno vedremo che è una di quelle che crea molto calore e quindi rischiamo di mettere troppo calore nel nostro corpo anche se fossimo dei vegani, quindi se non mangiassimo già tutti quei cibi che ho citato prima. Poi può essere anche utile, se utilizzate il grano saraceno, cominciare ad abbandonarlo con l'arrivo della primavera, perché tra tutti i cereali è quello più riscaldante. Quindi si usa più che altro in autunno e in inverno. Quali sono i cibi che rinfrescano o comunque che usati in un certo modo hanno un minore effetto riscaldante? Allora, tra i vari cereali, l'orzo è il cereale più rinfrescante tra tutti e quindi è sicuramente molto adatto per l'estate. Parlo dell'orzo in chicco e utilizzato non nella sua forma raffinata, cioè l'orzo cosiddetto perlato, ma nella sua forma semi-integrale, quindi decorticato, oppure quella integrale, chiamato mondo oppure nudo. Il riso integrale, che è il re della macrobiotica, va bene praticamente tutto l'anno, però se vogliamo, possiamo andare a scegliere per l'estate un uso più frequente delle varietà a chicco più sottile, allungato, piuttosto che il chicco tondo, perché il chicco più sottile e più allungato, dal punto di vista della macrobiotica, è più yin, è un po' meno yang, quindi creerà meno calore, è più rinfrescante rispetto al chicco tondo. E quindi penso proprio alle varietà allungate di riso integrale, ma anche al riso basmati integrale, al riso rosso che è integrale, che è abbastanza allungato. Amaranto e quinoa sono cereali assolutamente adatti all'estate e poi se vogliamo possiamo usare anche un po' di farro, perfetto per le insalate di farro, per esempio, belle fresche estive. Questa dell'insalata di cereali è sicuramente un ottimo sistema per mangiare il cereale quando è caldo, perché a volte mi dicono come faccio a mangiare il cereale d'estate, perché d'inverno sono abituati a mangiarlo caldo, ma d'estate lo mangiamo fresco. Lo facciamo in versione insalata, la classica insalata di riso che tutti conoscete, la potete fare con il riso integrale e poi potete anche farlo ogni tanto con l'orzo decorticato, magari con il farro decorticato.
Potete anche mescolarli insieme questi cereali. Sul mio blog c'è una ricetta con tre cereali insieme per questo tipo di insalate fresche, mangiate a temperatura ambiente o appena fresche, non gelide di frigo. Io cosa metto in queste insalate? Sempre delle verdure spadellate velocemente, lasciate al dente, poi della verdura cruda e poi vari capperi, olive, basilico, pinoli, ci potete mettere tutte le cose che vi piacciono di più. Ovviamente possiamo anche ogni tanto utilizzare il cereale come pasta, quindi la classica pasta integrale o semi-integrale, anche qui la possiamo fare in versione estiva, quindi fresca, la classica insalata di pasta, però magari non usiamo la farina 00, quindi la classica pasta bianca. E poi ci può stare anche il couscous, magari integrale, una piadina integrale o semi-integrale senza zucchero, un pancake salato con le verdure. Lasciato raffreddare, quindi mangiato fresco, insomma, ci sono tutte queste possibilità anche per mangiare i cereali integrali, semi-integrali, soprattutto sempre sotto forma di chicco, che è la versione più forte del cereale, che aiuta di più a creare un corpo e una mente solidi. I vari legumi vanno bene un po' tutti, possiamo trasformarli in una versione un po' più fresca, come per esempio l'hummus di ceci. Magari mangiato con dei bastoncini di carote, quindi abbinato a una verdura cruda che è rinfrescante, che è fantastico non solo ai pasti, ma anche come spuntino salato. Tenetevelo presente come merendina salata, c'è chi lo usa persino a colazione. Le verdure, allora, tutto ciò che è verdura cruda ha sicuramente un effetto rinfrescante marcato sul nostro corpo e sicuramente lo sapete, lo avete sentito. La classica insalatona ci viene voglia soprattutto quando fa caldo, non quando fa freddo durante l'inverno. Se mangiamo in modo equilibrato non abbiamo energie estreme da compensare. Sicuramente ottime tutte le foglie verdi, anche magari solo appena scottate, però crude, soprattutto l'insalata, che è questa bella foglia verde buonissima cruda, vanno molto bene. E poi anche le verdure un po' acquose, tipiche estive come la zucchina, il cetriolo, sono particolarmente rinfrescanti, soprattutto se mangiate proprio crude. Andrei un pochettino coi piedi di piombo sulle solanacee, che sono verdure molto estive, pomodori, melanzane e peperoni. Però ormai chi ha un po' preso la via dell'alimentazione naturale sa che hanno dentro la solanina, che è un po' tossica, quindi se si esagera può intossicarci un pochettino. Insomma, mangiamole, ma senza abusarne. Anch'io ho i pomodori nell'orto. Io d'estate li mangio sempre i pomodori, però magari non proprio tutti i giorni. Ovviamente, se la verdura cruda è importantissima d'estate, non vuol dire che non possiamo mai usare della verdura cotta, ci mancherebbe, però quello che possiamo fare è scegliere degli stili di cottura che mettano poco calore, quindi cuocere brevemente. Considerate che la cottura mette sempre calore dentro al cibo che poi viene trasferito nel nostro corpo. Ecco perché d'inverno è meglio usare soprattutto le verdure cotte per riscaldarci. La durata della cottura e lo stile di cottura determina quanto calore mettiamo. Quindi d'estate dovremo fare in modo di scegliere cotture brevi e stili di cottura leggeri. Quali sono? Ad esempio, la cottura al vapore mette meno calore. Scottare velocemente, saltare in padella velocemente verdurine tagliate sottili, così in 2 minuti sono pronte, lasciandole al dente. Questo ci permette di usare cotture che mettono poco calore. Invece, quelle cotture che mettono tanto calore, come la cottura al forno, friggere in immersione, grigliare, stufare a lungo, mettono tanto calore. Allora, magari d'estate o non li usiamo o li usiamo solo occasionalmente. Nel mondo della macrobiotica si parla proprio di questo yin, di questo yang, dell'energia riscaldante. Yang della cottura che ci serve soprattutto in inverno, in estate però non è che non ci serve, un pochino ci serve, però lavoriamo sugli stili di cottura un pochettino più leggeri. Ah, a proposito di grigliare, credo sia bene sottolineare che è lo stile di cottura più yang, perché bruciacchia il cibo leggermente e lo sottolineo perché l'estate è proprio la classica stagione dei barbecue. E il cibo tipico che si mette sulla griglia è la carne, che però è un alimento molto yang, che produce già di suo molto calore nel nostro corpo. Se poi noi la cuociamo con uno stile di cottura così yangizzante, voi capite che ci ritroviamo con
tanto tanto calore. E allora non è un caso forse che gli americani, che sono famosi per i loro barbecue estivi, accompagnino questa carne grigliata con litri di bevande ghiacciate con dentro il ghiaccio, perché c'è questo bisogno di compensazione. Però il problema è che queste bevande ghiacciate fanno male allo stomaco, ai reni, insomma, sarebbe meglio evitarle. La cosa migliore da grigliare sarebbe qualcosa di yin, come la verdura, e quindi le zucchine grigliate, ad esempio. Voi direte: ma io come faccio? Allora, se proprio proprio non potete fare a meno della grigliata di Ferragosto, accompagnate questa carne grigliata con tanta tanta verdura cruda, ma proprio tanta verdura cruda, così andrete un pochettino a compensare questo forte calore, magari vi verrà meno voglia di litri di bevande ghiacciate o di alcol, perché anche l'alcol ha questo effetto raffreddante, il fatto di bere, di sentire calore, è calore che esce dal nostro corpo e ci raffredda. Ci sono poi dei metodi particolari di preparazione delle verdure che ci permettono di trasformarle senza usare il calore e che possono servire soprattutto per quelle persone che magari hanno fastidio con il consumo di verdura cruda perché hanno un po' di reflusso, un po' di colite. C'è questa possibilità che il crudo dia fastidio. Allora, in questo caso d'estate, per sentire comunque questo effetto rinfrescante, possiamo usare le verdure pressate. Che cosa sono? Sono verdure che sono tagliate sottili, messe sotto sale, sotto un peso, sotto una pressa, ma che si può costruire anche in casa semplicemente con una pentola piena d'acqua o un dizionario. In questo modo noi andiamo a yanghizzare la verdura senza utilizzare il calore, useremo altri fattori, il tempo, la pressione e il sale. Quindi avremo la verdura cruda, perché nessuno la cotta, al palato risulterà cruda, proprio perché nessuno la cotta, però quell'energia yin molto rinfrescante che d'estate ci fa bene, sarà però un po' ammorbidita in funzione del fatto che alcune persone possono risentire di quell'energia yin molto rinfrescante che su uno stomaco, un intestino debole, diventa indebolente. E allora, in quel caso, c'è questa fantastica soluzione delle verdure pressate. Se non avete mai sentito parlare, vi siete persi, andate sul blog e le trovate. Ovviamente tutto ciò che è verdura fermentata, quindi crauti, insalatini, queste cose qua vanno sempre bene tutto l'anno. La frutta è un elemento molto rinfrescante, la frutta cruda in particolare, però attenzione, se se ne abusa, non va proprio tanto bene perché comunque la frutta è zuccherina, ha dentro zuccheri semplici, quindi sarebbe meglio non esagerare, se, insomma, non abusare di frutta durante l'estate, un po' sì, ma con un po' di buon senso. I dolci, allora anche i dolci possiamo scegliere quelli più rinfrescanti ed evitare quelli riscaldati. I dolci rinfrescanti sono quelli a base di agar-agar, che è un agente gelificante estratto dalle alghe, che ci permette di produrre una sorta di gelatina di frutta, che possiamo mangiare così com'è se ci piace, dandole una consistenza più morbida o più densa a seconda dei gusti, oppure trasformare queste gelatine in mousse, creme, budini morbidi, frullandola semplicemente. Anche qui sul blog ne trovate di tanti tipi di questi dolcetti, che sono anche molto leggeri, non sono solo rinfrescanti, sono leggeri perché sono vegetali e non hanno farine, soprattutto farine al forno. Quindi sono dolcetti che ci possiamo anche permettere un po' spesso e utilizzarli proprio per toglierci questa voglia di gelato, di granita, proprio perché hanno un effetto rinfrescante. Durano in frigo circa 3 giorni e quindi sono anche molto comodi perché se vi organizzate ce li avete lì e quando viene la voglia si mangia un po' di questo dolcetto. Andate a provare sul mio blog la mousse di mirtillo e zenzero, le gelatine di albicocca, il cantin di ciliegie e potreste scoprire qualcosa che vi aiuta magari a non mangiare troppo spesso il gelato, quindi non significa che non potrete mai concedervi un gelato d'estate, però magari non troppo frequentemente. Invece, tutto ciò che è dolce al forno, crea molto calore corpo, come vi dicevo, e voi mi direte: ma io d'estate non mi viene anche in mente di accendere il forno col caldo che fa. Lo so, però avete preso in considerazione gli eventuali prodotti da forno che acquistate? Quindi biscotti, fette biscottate, grissini, focacce, cracker, merendine industriali, pane, torte, anche quelli sono prodotti da forno.
E quindi se volete cercare di rimanere un po' più freschi d'estate, sarebbe utile andare a ridurre tutti questi prodotti da forno. Tutto ciò che è succo di frutta, centrifugato, estratto, ha un forte potere rinfrescante, quindi potete comunque utilizzarlo al posto di un gelato, per esempio, è un pochettino meglio, però attenzione a non esagerare, perché soprattutto se ci sono disturbi del tubo digerente, il reflusso, la colite, può essere troppo questa energia raffreddante e quindi andare a indebolire ulteriormente e dare fastidio. E attenzione se fate questi centrifugati estratti solo di frutta, perché abbiamo a che fare con tanti zuccheri semplici privati della fibra, che è l'elemento che va a rallentare l'assorbimento di questi zuccheri. Se noi la togliamo, questi zuccheri viaggiano velocissimi e non va tanto bene. Quindi, se proprio proprio vi volete togliere la voglia di questo tipo di preparazione, magari poi mangiatevi dopo due mandorle. Quindi introducete dei grassi buoni che rallentano un po' l'assorbimento di questi zuccheri. Magari fatelo anche con la verdura, questo estratto, così riducete la quota di zuccheri, non fatelo solo con la frutta. Il consiglio d'estate è sicuramente quello come bevande di bere l'acqua, ma non gelida di frigo. Beviamo la temperatura ambiente, se in casa fa molto caldo, per cui viene un po' caldina, possiamo addizionarla magari con una bottiglia d'acqua che sta in frigorifero, ne aggiungiamo un po' a quella temperatura ambiente e troviamo una temperatura che ci soddisfa senza che sia gelata, perché massacriamo lo stomaco, l'intestino, i reni con l'acqua gelida. Chi è già abituato con la macrobiotica e ama il tè cucchiaccia, che è un tè in rametti, senza teina, molto buono, digestivo, può berlo anche a temperatura ambiente, quindi lo prepara, lo lascia raffreddare e va benissimo anche fresco, addirittura appunto rimasto in frigo un po' di tempo. D'estate si fa bollire un po' meno questo rametto nell'acqua, così lo yanghizziamo meno. Quindi insomma tutte queste cose insieme aiutano poi a non creare tutto quel calore che poi ci fa patire. Volevo farvi un esempio di un pranzo o una cena estiva, che so, ad esempio, un cereale in chicco oppure la pasta nella versione insalata, quindi insalata di pasta, insalata di riso integrale, insalata di farro, insalata di quinoa. L'hummus di ceci che vi dicevo prima con i bastoncini di carote, fantastico. Una bella insalatona verde o con dentro tutte le cose che vi piacciono e una mousse di frutta fatta con l'agar-agar. Ecco, questo è un pasto che non andrà a creare calore, eccesso di calore nel nostro corpo, ma anzi ci aiuterà a rinfrescarci. E se avete poi già cominciato con la macrobiotica e vi siete affezionati alla zuppa di miso, anche quella si può bere a temperatura ambiente, non per forza bollente, quindi c'è modo di andare avanti con questa piccola medicina tutti i giorni, anche d'estate. Bisogna fare attenzione a distinguere il rinfrescare dal raffreddare troppo. Dobbiamo proprio stare attenti a non esagerare con i cibi rinfrescanti o addirittura molto raffreddanti, come può essere un gelato, ad esempio, proprio perché il rischio è di indebolire il tubo digerente, il sistema immunitario, di aumentare la produzione di muco, quindi favorire problemi di raffreddore, sinusiti, otiti, che poi magari con la fine dell'estate ci presentano il conto che ai primi freddi, bam, parte il raffreddore o la sinusite. E allora, quali sono i cibi che raffreddano troppo e quindi rischiano di farci cadere dalla padella alla brace, di farci male? Tutti i vari gelati, anche quelli vegetali, non crediate che solo quelli con latte animale, anche i gelati vegetali rientrano in questa categoria. Ghiaccioli, granite, le bibite troppo fredde. Ecco, lì c'è troppo freddo e di solito c'è il bisogno di questo tipo di cibo quando c'è troppo calore nel nostro corpo. Vedrete che se riuscite a sistemare gli eccessi di gelato, perché si creerà un pochettino di equilibrio. Ovviamente ogni tanto un gelato ci sta, anche d'estate me lo mangio ogni tanto, magari di frutta, magari con un latte vegetale, io preferisco. Come soddisfare questa voglia di gelato? Vi dicevo, vi ricordate quelle mousse, i budini, tutto ciò che è a base di agar-agar che ci permette di fare questi dolcetti leggeri può tranquillamente sostituire il gelato. Però, se proprio proprio volete farvi il gelato,
potete farlo a casa. E vi ho accennato che vi avrei parlato del gelato quello veloce senza gelatiera, che è quello che mi faccio io d'estate sempre, che magari già voi conoscete. Per cui basta congelare della frutta e poi frullarla, e una volta frullata da congelata crea questa consistenza del gelato. Quindi si sbuccia la frutta, si tolgono eventuali nocciole a seconda di quello che usate, si taglia a pezzetti, si mette in un contenitore, si mette in freezer per 4-5 ore. Poi al momento di frullare la lasciamo magari un attimo 5-10 minuti fuori in modo tale da non rompere il frullatore. E poi si frulla. Io consiglio di aggiungere un cucchiaio di crema di mandorle, in modo da aggiungere questa parte grassa che vi dicevo prima, va a rallentare l'assorbimento degli zuccheri, ma ci serve anche per dare cremosità, per avere un gelato un po' più morbido, più cremoso, insomma, come se ci fosse, che so, il latte, la componente animale. Questo è un gelato veramente comodissimo, velocissimo, che piace anche ai bambini. Adesso potete provarlo per esempio con le fragole, sul blog trovate quello con le ciliegie, poi io d'estate lo faccio spesso col melone, ho provato anche i vari sorbetti, ghiaccioli, le trovate queste cose sul blog. Quindi cerchiamo di toglierci la voglia di gelato, di cose molto fredde, soprattutto a casa con questi canten, quindi mousse, creme e budini, e con queste versioni di gelato più sana in un certo senso. E poi ogni tanto, se siamo in giro e ci viene voglia del gelato, perché no, possiamo anche mangiarlo. Vi do un consiglio per chi soffre di ipotensione durante l'estate, che sono di solito sempre le donne. Spesso, insomma, vedo in consulenza tante donne che d'estate cominciano a sentire la pressione che cala. Io stessa avevo questo problema, e poi con la macrobiotica nel giro di un annetto è scomparso. C'è però un trucchettino che aiuta, doveste avere ancora questo problema, che è quello di utilizzare la prugna umeboshi dentro la bottiglietta dell'acqua. Quindi, se voi andate in giro, come faccio io, non so se anche voi avete questa abitudine con la bottiglietta d'acqua, soprattutto d'estate, potete buttarle dentro al mattino una prugnetta o mezza prugna e poi bervi quest'acqua durante il giorno. In questo modo, che cosa otteniamo? Allora, la prugna umeboshi è intanto ricca di sali minerali, quindi vi rimineralizza soprattutto in caso di sudorazione abbondante, quindi non vi fa andare giù da quel punto di vista. Poi è ricchissima di citrati, che oltre che alcalinizzare, scompongono anche velocemente l'acido lattico, quindi è preziosissima anche per lo sport. Quindi questa bottiglietta io la consiglio anche agli sportivi. E poi l'umeboshi è anche salata, c'è cioè dentro del sale. E il sale tonifica e anghizza, tira su la pressione o evita di farla crollare. Ovviamente non è così tanto da creare dei problemi, poi diluito nell'acqua non ci sono problemi. Sperimentatela se avete problemi di ipotensione, perché veramente è molto interessante e la consiglio a tutti gli sportivi, quest'acqua da bere prima, durante, dopo l'allenamento, dato che scompone velocemente l'acido lattico, regala molta resistenza. E io seguo con la consulenza tanti sportivi, anche chi fa proprio agonismo, e tutti mi raccontano che sentono l'effetto della prugna umeboshi. Quindi sperimentatela. Allora, vi volevo adesso approfittare di questa occasione per ricordarvi che parte il corso intensivo di macrobiotica online in collaborazione con MacroLibrarsi. È un corso composto da 10 video lezioni in diretta, 2 a settimana, e queste lezioni resteranno poi registrate, quindi chi se la dovesse perdere potrà poi vederle in qualsiasi momento successivamente. Questo corso si svolge all'interno di un gruppo Facebook chiuso a cui si accede iscrivendosi al corso. E in cui si può poi scrivere, commentare, fare domande all'interno e trovare poi dentro tutti gli strumenti, le lezioni, tutti i vari documenti che poi inserisco, insomma, tutto quanto. Durante il corso c'è sempre l'assistenza, di MacroLibrarsi che ci aiuta sugli aspetti tecnici dell'uso proprio del gruppo Facebook. Poi alla fine c'è l'attestato finale, la dispensa finale con tutte le dispense che io do lezione per lezione per ogni argomento, e poi si fa la raccolta finale. Ho cercato di creare un corso di base che riuscisse a raccogliere un po' tutto quello che serve per cominciare con questo viaggio, con questa avventura macrobiotica. Quindi
c'è la lezione sui cereali, quella sui legumi, le verdure, i condimenti speciali e il sale, insomma i dolci, gli spuntini, la colazione, i pasti fuori casa, sia quelli al lavoro che quelli nei locali con gli amici, piuttosto che quelli in vacanza. Ho cercato di introdurre tutto il discorso di come strutturare i pasti, come comporre un piatto completo. La spiegazione dello yin, anche un'ultima lezione bella tosta, dedicata ai 7 livelli di giudizio di Giorgio Ozawa, che è il padre della macrobiotica, che sono fondamentali per capire che la macrobiotica non è una dieta, ma è una filosofia di vita. Ogni lezione prevede dei compiti a casa, la dispensa, che prevede anche delle ricette. Si possono fare le domande in diretta, a cui io rispondo in diretta, e poi se non c'è più tempo rispondo per iscritto nei giorni successivi. E poi nel gruppo io man mano, in questo mese di corso, pubblico tutta una serie di cose, tra cui ad esempio una citazione al giorno di personaggi che io trovo molto interessanti, soprattutto all'interno del mondo della macrobiotica, delle video ricette, il testo delle 7 condizioni della salute e della felicità di Ozawa, che lo divido in 2 domande a settimana, così si ha il tempo di riflettere su queste cose, poi ovviamente c'è la spiegazione finale con il punteggio. E poi pubblicherò anche tanti contenuti che verranno fuori in base alle domande che saltano fuori durante il corso. Quindi sto cercando di creare un corso veramente intensivo, il più completo possibile, per darvi gli strumenti per cominciare questo viaggio insieme. Però poi la macrobiotica insegna che bisogna camminare con le proprie gambette e imparare ad ascoltare il proprio corpo, che è l'unico guru che dovremmo seguire nella nostra. Ok, adesso lascerei di nuovo la parola un attimo a Marianna, se deve dirvi qualcosa, e poi diamo il via alle domande. Sì, Deama, intanto ti ringrazio per questa bellissima introduzione che ci hai fatto alla cucina macrobiotica declinata in versione estiva. Mentre parlavi del corso, molte persone hanno scritto che gli si era bloccato il video. Allora, dovete ricollegarvi, cliccare sul pulsante aggiorna e il video ricollega e il video riparte. Quindi quando vi si blocca fate questa operazione e poi vi ritrovate subito nuovamente collegati. Se invece la regia mi rimette la slide, la vorrei fare rivedere e dire anche io 2 parole sul corso, proprio perché mentre parlavi, magari molte persone avevano perso la connessione. Allora, vi ricordo quindi che sono 10 lezioni, 2 lezioni a settimana, il lunedì e il giovedì, la sera, belli tranquilli, dopo che avete cenato, così avete tempo dalle 20:30 alle 21:30 più 30 minuti di domande. È su un gruppo Facebook chiuso, quindi per partecipare al corso dovete avere un account Facebook, ovviamente sarete sempre seguiti e il corso è il lunedì e il giovedì, ma in realtà dura un mese, perché poi durante tutto il corso della settimana c'è un contatto continuo con De Alma, che vi manda i compiti a casa, come ha detto, i materiali, le dispense e tutto quanto. Mi raccomando, andate a iscrivervi ora. Il link lo vedete nella slide, è macrogo.to/corso-dealma. L'ultima volta che abbiamo fatto questo webinar di presentazione del corso di De Alma, che vi ricordo è a numero chiuso, il corso è andato sold out in meno di 48 ore. Quindi, quindi non perdete questa occasione per questo secondo corso, questa seconda edizione del corso di macrobiotica intensivo online, e se vi interessa andate subito a visitare il link che vi ho indicato e che vedete nella slide. De Alma, io ti faccio subito una domanda. Vai, spara. Io che mangio tantissimo cocomero in estate, sono una addicted proprio del cocomero bello. Ma Che domanda ti devo porre?
Devi chiederti se c'è da qualche parte del cibo che crea tanto calore e ti viene voglia di tutto questo yin che viene proprio da un elemento molto rinfrescante perché ha tanta acqua. Però insomma, dai, se non hai problemi di salute particolari, non è un problema, sarebbe un problema se lo mangiassi in inverno, d'estate, dai, va bene. Il problema è che io sono mi piace talmente tanto che proprio ne sono golosa, quindi a volte cedo. Ascolta, adesso invece ti giro un po' delle domande dei nostri ascoltatori che, come al solito, quando si parla di alimentazione, salute, macrobiotica e quando ti sentono con le tue fantastiche spiegazioni, impazziscono, imperversano le domande. Allora, Franca ti chiede: da sempre soffro tantissimo il caldo, come la mia mamma, ma proprio sempre, anche in inverno. Il mio medico dice che non si può fare niente. Mi puoi aiutare tu? Sul non si può fare niente non è detto. Io consiglio sempre di sperimentare perché si potrebbero scoprire delle cose molto interessanti. Quindi, perché non provi a iniziare un po' con la macrobiotica lentamente? Io consiglio sempre alle persone che decidono di intraprendere questa via di cominciare gradualmente. I cambiamenti repentini non sono mai sani. Andate piano, un pezzettino per volta, e questa cosa potrebbe cambiare. È da provare, secondo me. Allora, poi una domanda di una mamma, no, di un papà, di Simone, che chiede se i funghi shiitake si possono dare ai bambini di 4 anni. Allora, in teoria sì, perché lo shiitake non ha la piccola tossicità che hanno più o meno tutti i funghi commestibili, che infatti non si danno ai bambini prima dei 12 anni, mi sembra. Però nel dubbio si può anche provare a chiedere, a informarsi bene. Che io sappia non c'è problema, senza esagerare. Diciamo che per una persona adulta si usa uno shiitake secco a persona o addirittura mezzo, quindi insomma per un bimbo sicuramente mezzo. Lisa chiede a proposito del calore, se il discorso che hai fatto sull'alimentazione può essere valido anche in menopausa, quindi il calore è riferito alle vampale, famose vampate da menopausa. Eh sì, perché dal punto di vista della macrobiotica queste vampate indicano proprio il tentativo del corpo di buttare fuori un eccesso di calore. E quindi tutte le cose che ho detto prima vanno benissimo anche per la menopausa. E il consiglio che io do sempre è quello di introdurre la soia nera, non perché è rinfrescante, ma perché va a riequilibrare questa problematica, a rimettere un po' in equilibrio un corpo che è cambiato un po' dal punto di vista ormonale. Soia nera, si usa come un fagiolo o un legume normale. Ok, al corso di Alma parlerai di macrobiotica in estate o per tutto l'anno? Per tutto l'anno, no, no, della macrobiotica in generale per tutto l'anno e come fare quindi a mangiare nelle varie stagioni, assolutamente. Allora, Eleonora chiede: sorgo, segale e teff scaldano o rinfrescano? Allora, ci sono cereali che sono più o meno a metà, equilibrati da questo punto di vista, quindi li possiamo usare praticamente tutto l'anno senza indicazioni particolari. Ecco, l'indicazione specifica è più che altro quella del grano saraceno e anche un po' dell'avena, che sono proprio tendenzialmente riscaldanti, e poi dell'orzo che invece ha questo effetto un po' più spiccato, rinfrescante. Ti faccio io una domanda sul mais. Va Sì. bene in estate o meglio in Sì, inverno? Perché di solito no, il mais è la polente, quindi all'inverno. sì, è vero, però dal punto di vista della macrobiotica è più un cereale più yin, perché è più grosso, c'ha il chicco più grosso e quindi sicuramente più adatto all'estate. Però noi cosa facciamo quando facciamo la polenta? Cuociamo a lungo e questo ha un effetto yanghizzante, per cui andiamo a equilibrare questo yin un po' più marcato rispetto a tipo di riso, per esempio, e quindi va benissimo la polenta d'inverno. E invece d'estate il mais come lo potremmo mangiare o ce lo sconsigli? Ah no, va bene, io lo metto per esempio dentro le insalate di cereali, ci metto anche un po' di mais cotto. Per quanto riguarda la frutta secca, in estate quanta, sì o no?
Allora, per frutta secca penso che si intendano i vari semi oleosi, tipo noci, nocciole e compagnia bella, vanno bene un po' tutto l'anno, ecco, ci sono grosse indicazioni da questo punto di vista. E quando quindi le mangiamo nelle insalate sempre oppure anche come dolce, rompidigiuno? Ci sono mille modi per mangiarli. Io parto già dalla colazione, tendo a mettere i semi oleosi già nel mio riso integrale che mangio nella versione più spesso dolce, con l'uvetta, le mandorle, le nocciole, però potete metterli anche ai pasti se vi piacciono. Non bisogna abusare di semi oleosi comunque, perché troppo grasso può affaticare un po' il fegato. Però che so, a volte io metto in un riso con le verdure delle mandorle tostate o delle nocciole tostate o dei pistacchi. Si possono usare veramente in tanti modi, anche come spuntino senza abusarne. La quantità è proprio, insomma, poco, qualche seme, insomma, non la ciotolona di mandorle o di noci. Omar chiede se c'è differenza tra la cottura di una torta in forno o in pentola col coperchio. Forse lui usa quel fornetto Versilia, non so se hai presente, ce l'ho Sì. questa pentola fornetto. È un'ottima domanda, bravo, perché mi sono dimenticata di dire che se noi il classico prodotto da forno, tipo muffin, torte, il pane, proviamo a cuocerlo in una versione a gas, nella pentola oppure al vapore, ancora meglio, evitiamo di creare quello yang forte, quel forte calore che ci avrebbe creato problemi. Quindi sì, bene. Ok, adesso lo dico io perché molti lo chiederanno, chiederanno, ma che cos'è questa cottura in pentola sul fornello a gas? Allora, Eccola. c'è questa pentola col coperchio che si chiama Fornetto Versilia e replica la cottura al forno, ma si usa sul gas, quindi non dovete accendere il forno d'estate se volete fare una cottura simile al forno e come ha detto De Alma, è una cottura diversa che yangizza di meno e lo potete trovare sempre su macrolibrarsi.it se cercate c'è questo fornetto. Domanda sul kefir d'acqua. Lo possiamo bere in estate? Allora, brava, bella domanda. Ha un'energia molto yin, molto rinfrescante, quindi sicuramente più adatto all'estate che all'inverno, decisamente. Usatelo se non avete disturbi alla trasparente, problemi alla pelle, quindi insomma problematiche decisamente da eccesso di yin. Quindi sì, dai, il kefir d'acqua d'estate sta. Può stare. Tisane fatte a freddo vanno bene, chiede Rosalia. Sì, certo, se vi piace una tisana ogni tanto ci può stare, certo. C'è qualche tipo in particolare che ci puoi consigliare particolarmente adatto all'estate? No, non ve lo so dire, non è il mio campo quello delle tisane. Le uso, ogni tanto le uso anch'io, però adesso da dirvi addirittura quale usare d'estate, non vorrei dire stupidaggini. Ci puoi invece ricordare nuovamente il tè che hai nominato prima? Sì, cucicia. Si usano i rametti della pianta del tè che si fanno bollire per diversi minuti, poi si filtrano e poi si possono anche far ribollire ancora 2 o 3 volte. Se andate sul mio blog c'è proprio un articolo dedicato al tè cucicia. Manuela ti chiede cosa si può usare al posto della crema di mandorle per il gelato veloce fatto in casa. Allora, ci sono altri tipi di creme oleose, dalla crema di nocciole al tahin. Se invece non hai in casa queste creme, si può anche utilizzare direttamente i semi oleosi frullati, però restano in farina, quindi il rischio è che la consistenza non venga granché bene. Quindi io consiglio comunque di tenerselo in casa un vasettino di crema di mandorle, tanto se ne mette un cucchiaino, un cucchiaio. Monica chiede, anzi, osserva che lo yin spesso le provoca molto gonfiore. Cosa può fare? Bisogna andare a ridurre gli eventuali cibi troppo yin e poi lavorare un po' sull'intestino, in particolare con la zuppa di miso, magari il kudzu, gli insalatini, quindi le verdure fermentate.
E poi c'è da valutare se c'è di mezzo anche il fegato. E allora in quel caso è estremamente utile il brodo di clorofilla. Consiglio già di provarlo, tanto male non fa, la ricetta è sul mio blog. E se questo gonfiore si presenta soprattutto dopo i pasti, lo consiglio prima di mangiare, aiuterà a avere meno gonfiore dopo mangiato. Allora, ricordo anche il tuo blog, laviamacrobiotica.it, in cui potete andare a cercare le ricette che vi ha nominato stasera De Alma, compreso il brodo di clorofilla di cui ha appena parlato. Marilena ti chiede che cosa è possibile e meglio mangiare quando si soffre di reflusso gastroesofageo. È lunga. Allora, dobbiamo andare a ridurre anche il crudo, quindi la verdura cruda, la frutta cruda, oltre che andare a togliere il pacchetto dei cibi più problematici come i latticini, i formaggi, la carne, i salumi, lo zucchero, la farina 00, l'alcol, il caffè. Questo è proprio il pacchetto, quello particolarmente drammatico, e però bisogna stare attenti anche appunto a non esagerare con il crudo, finché lo stomaco è in queste condizioni. Una vera e propria medicina al reflusso è la bevanda di kudzu e umeboshi, che si può usare proprio anche solo al bisogno quando arriva il reflusso e lo spegne, lo si può usare in qualsiasi momento del giorno e della notte, oppure si può usare anche per qualche giorno di fila, un po' come curetta, diciamo così. La ricetta è sul blog, ovviamente. Antonella, è possibile preparare il gelato di riso a casa senza gelatiera? E il gelato di riso intendi con il latte di riso? Se c'è di mezzo una bevanda vegetale ci vuole la gelatiera. Oddio. Allora, in teoria si potrebbe anche mettere in freezer la preparazione che abbiamo fatto, lasciarla tipo un'oretta, poi tirarla fuori, mescolare, 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 rimettere in freezer, lasciarla un'oretta, tirare fuori, mescolare, mescolare e fare questa operazione 7-8 volte. E si ottiene il gelato. È un po' faticoso, però volendo. Allora, molti ci stanno chiedendo delle spezie. Si usano in macrobiotica e quali in estate? Allora, le spezie, che energia avranno queste spezie? Un buon modo per capire l'energia del cibo, se non si tratta di frutta e verdura, per cui già ci può aiutare la quantità di acqua, la quantità di zucchero, laddove cresce, questi sono tutti elementi che ci aiutano. Nel caso di altri cibi possiamo chiederci dove vengono usati tradizionalmente nella cultura umana alimentare. Le spezie sono tipiche dei paesi caldi e infatti ci aiutano a rinfrescarci. Pensate all'effetto del peperoncino. Cosa succede quando si mangia il peperoncino? Si sente subito calore, viene subito caldo e non è perché riscalda, ma perché fa uscire calore e quindi ci raffredda. Allora, le spezie sono sicuramente più adatte in estate, senza comunque abusarne, soprattutto del peperoncino, che ha un'energia piccante molto, molto intensa. Ci sono poi due spezie che invece sono adatte tutto l'anno e sono lo zenzero e la curcuma, perché andiamo ad utilizzare la parte della pianta più yang, che è la radice, e quindi andiamo a equilibrare questo effetto della spezia yin. C'è anche questa forte componente yang, e quindi anche d'inverno va benissimo. Ti leggo la domanda di Simona. Il kudzu può essere utilizzato in alternativa all'agar-agar? Allora, sì, il kudzu è un amido, quindi ha effetto addensante, non gelificante, quindi ha un effetto un po' diverso, quindi addensa cuocendo, quando voi lo portate a bollore lui addensa, invece l'agar-agar gelifica raffreddandosi. Quindi abbiamo proprio due effetti diversi, è da provare, potete sperimentare anche il kudzu per addensare, costa molto di più dell'agar-agar, quindi insomma, valutate voi. Mari ti chiede qualche consiglio per la pressione alta con sofferenza di reni. Allora, sicuramente le alghe sono le amiche dell'iperteso perché aiutano a ammorbidire e a rendere più elastiche le pareti dei vasi sanguigni, quindi anche delle arterie. Al di là di questo, dal punto di vista della macrobiotica, bisogna lavorare su togliere tutti i cibi troppo yang, come la carne, i salumi, le uova, i formaggi stagionati.
l'eccesso di sale. Usare il sale soprattutto fermentato, quindi miso, salsa di soia, acidulato di umeboshi, perché questo effetto della fermentazione va a modificare un po' l'effetto ipertensivo del sale, lo ammorbidisce leggermente. Usare il sale marino integrale, non quello raffinato, così il cloruro di sodio è un po' bilanciato dagli altri minerali, avrà un minore effetto ipertensivo. E poi lavorare proprio con i cibi di base, il cereale in picco, il legume, la verdura, e questo piano piano nel tempo risolve di solito il problema. E poi è anche utile lo shiitake, anche lui regolarizza la pressione. Allora, abbiamo parlato di chi in estate soffre il caldo. Anita invece dice che lei soffre tantissimo il freddo, anche in estate, non suda mai. Devi chiederti dov'è che entra tutto questo freddo nel tuo corpo durante l'anno e bisogna andare a vedere che cosa mangi perché magari non lo sai e bevi tanto latte vegetale, ad esempio, oppure usi molto la frutta tropicale, tanto yogurt anche per dire di soia, che sono cose che sembrano innocue ma hanno questo effetto raffreddante marcato, quindi andare un po' a cercare nell'alimentazione cosa succede, rimanendo a un livello superficiale. Poi è chiaro che si può fare un'analisi un po' più approfondita, ma serve, insomma, fare un lavoro un po' più specifico. Quello che mi piace di Alma quando parli della macrobiotica è che ho sempre questa idea che mi trasmetti questo sentimento di equilibrio, no? Noi siamo abituati ormai a lavorare sempre per eccessi, quindi non so, ci sentiamo che una cosa fa bene, subito ci buttiamo su questa cosa e magari ne consumiamo in maniera eccessiva. Invece quando ti sento parlare, ho sempre, mi arriva questo messaggio di equilibrio, ma sì, bisogna vedere con moderazione, però è tutto un lavoro di cambiamento proprio di un'attitudine mentale che va oltre l'alimentazione, giusto? Assolutamente, assolutamente. Soprattutto non dobbiamo cadere nell'errore di pensare che se un cibo ci fa bene, di più ci fa meglio. Per cui se il riso integrale mi fa bene, ne mangio il triplo, chissà che bene mi fa. No, a quel punto potrebbe farmi addirittura male. Giorgio Ozawa, lo dice se Giorgio Ozawa. Lo dice sempre nei suoi insegnamenti, nei suoi libri, che la quantità cambia la qualità. Quindi la salute sta nell'equilibrio, non nel troppo. E per del resto il proverbio il troppo stroppia è molto saggio. Prima hai parlato di frutti tropicali e c'era una domanda sull'avocado che impatta, anche se è stato proprio se sono stati gli anni dell'avocado. Dici qualcosa sull'avocado? E allora, dal punto di vista della macrobiotica, la frutta tropicale mangiata da chi vive in un clima non tropicale, quindi come quello che viviamo noi in Italia, che è un clima temperato, può avere un effetto raffreddante eccessivo e indebolente se si usa troppo spesso, se si usa soprattutto in inverno. E purtroppo anche l'avocado fa parte di tutto questo. Ora so che qualcuno comincerà a dire: ma stanno coltivando gli avocado in Sicilia? Spesso me lo dicono perché il clima sta un po' cambiando e quindi crescono anche lì. È vero, però considerate che allora mangiatelo se siete in Sicilia, non se vivete a Milano, perché il clima è comunque molto più freddo e non sarà adatto quell'avocado soprattutto d'inverno. Poi attenzione. Non è che se mangio l'avocado una volta durante l'inverno, oh mio Dio, chissà cosa succede, però devo stare attento a non introdurlo proprio molto frequentemente. Poi, insomma, dipende anche dalle condizioni personali. Se non ci sono problemi di salute, c'è anche un pochettino di libertà in più, insomma, dipende. Allora, Jacopo ti chiede cosa possiamo mangiare per prepararci all'abbronzatura in modo da non scottarci. Allora, non ti posso dare le indicazioni, quelle che siamo abituati a sentire magari in televisione, che ti dicono, ah, quel cibo lì nello specifico perché fa produrre la melanina, perché quello è l'approccio biochimico occidentale. Per la macrobiotica l'approccio è completamente diverso, è energetico. E allora ti posso fare l'esempio su di me. Io ho la pelle chiara, ho le lentiggini. E mi sono sempre scottata da piccola, anche se mia madre mi ricopriva di crema, io mi veniva sempre l'eritema,
disastri. Per tutta la vita io ho sempre dovuto nascondermi tanto dal sole anche con 2 dita di crema addosso. Quando ho iniziato con la macrobiotica, nell'arco di qualche anno, ci è voluto qualche anno, ho visto un cambiamento. Io ho una condizione, una costituzione molto yin e quindi sono più sensibile al sole. Eppure ho visto che piano piano mi sono un po' yangizzata, mi sono rinforzata e la mia pelle adesso non risponde come prima al sole, non mi scotto più, non mi sono mai più scottata, anche con le stesse condizioni di crema, non crema, orari di esposizione al sole. Quindi l'alimentazione in generale, che crea equilibrio, forza e una migliore adattabilità alle condizioni ambientali, è quello il segreto per la macrobiotica. Allora, Liliana vorrebbe sapere se la prugna umeboshi in acqua va bene anche per le persone molto anziane, centenarie. Sì, però gliene metterei meno. Anziani e bambini hanno bisogno di meno sale rispetto a tutti gli altri, quindi magari una mezza prugna in una bottiglia da 1,5 litri. Delia vorrebbe sapere se può mangiare la soia anche se non ha più la tiroide, perché lei è stata asportata chirurgicamente. In teoria sì, ovviamente si parla sempre con il dottore, io non sono un medico, però sì, però va usata bene la soia, perché un conto è usare la soia bene, un conto è usarla male. Allora, se la usiamo bene vuol dire la soia fermentata in particolare, quella della tradizione millenaria asiatica, quindi il miso, la salsa di soia, tempeh, natto, questa è la soia più sana. Possiamo metterci dentro il tofu, che non è fermentato, però va abbastanza bene, ma già da usare un po' meno frequentemente. Invece la soia, che non ci fa tanto bene, è quella che abbiamo un po' trasformato qui noi in Occidente, quindi i burger di soia, i bocconcini di soia, granulare di soia, gelato di soia, latte di soia, burro di soia, avete capito cosa intendo, le proteine isolate della soia messe dentro biscotti, piuttosto che... Quella è una soia che non fa bene a nessuno, soprattutto chi ha problemi di tiroide o non ha più la tiroide. Quindi anche qui parliamo di eccesso e di equilibrio. Se ci svegliamo la mattina e beviamo una bella tazza di latte di soia, a metà facciamo uno yogurt di soia, a pranzo un burger di soia e poi un biscottino di soia a pomeriggio e poi non ci sentiamo magari tanto bene, dobbiamo farci un po' una domanda su quale alimento stiamo consumando con troppa frequenza. Esatto, bravissima. Allora, rispetto ai legumi, come si possono cuocere in modo da non creare gonfiore, chiede Maria. Allora, sicuramente il lungo ammollo, cambiare l'acqua e cuocere con l'alga kombu dà una mano, però se il legume ci dà gonfiore vuol dire che il nostro intestino non è abituato oppure la nostra flora batterica non è in equilibrio. E allora lì bisogna fare tutto un lavoro specifico sulla flora batterica e poi introdurre il legume gradualmente, in piccole quantità, masticato molto bene, e se non basta bisogna iniziare a fare insomma una prima fase iniziale di legume passato nel passaverdure per togliere il grosso della fibra. Piccole quantità cosa significa? Allora, se una persona che non ha problemi, la sua dose può essere di legume cotto di 4, 5, 6 cucchiai, una persona che deve fare un lavoro di riabituare l'intestino o di sistemare la flora si viaggia su un cucchiaio di legume, magari non tutti i giorni all'inizio, un giorno sì e un giorno no, e in generale comunque bisogna masticare tanto, 20-30 volte ogni boccone. Masticare anche l'acqua, diceva qualcuno. Adesso lì non oso andare così oltre, ma nemmeno io lo faccio, però almeno mastichiamo il cibo. Allora, una domanda di Ferdinando. Il limone, anche qui di acqua e limone si è parlato tanto negli ultimi anni. Come si colloca il limone in macrobiotica? E come va l'estate? Va bene, il limone va bene. È un agrume che non usiamo in quantità eccessiva come potremmo fare con un'arancia in cui ci facciamo le spremute, magari con 3 o 4 arance. Insomma, il limone se ne usa qualche goccia qua e là. Diciamo che
Nel mondo della macrobiotica si considera che ogni sapore ha un suo effetto sul nostro corpo. Il sapore acido ha un effetto astringente. Del resto lo sappiamo, il limone viene usato per esempio per la diarrea. Astringente vuol dire anche che fa trattenere liquidi, aiuta il corpo a trattenere liquidi. Quindi d'estate può essere utile magari per sudare meno, per disidratarsi meno, però attenzione perché per esempio se soffro di ritenzione idrica, allora non va più bene tutto questo succo di limone. Quindi come sempre dipende. I germogli. Germogli vanno bene, sono piuttosto yin, questa piantina nuova che salta fuori dal seme e che sale, senza abusarne, ma se vi piacciono, ve li coltivate magari addirittura a casa, perché no? Allora, Gabriele fa una domanda con una faccina. Cosa preferire in estate tra vino bianco, vino rosso o birra? Guarda, siamo lì, non c'è la soluzione a questa cosa. Gli alcolici hanno tutti il problema di, oltre che dare i problemi al fegato che sappiamo tutti, vanno a indebolire i reni, ci tolgono quindi energia vitale, creano un forte squilibrio, quindi cerchiamo di usarli il meno possibile, giusto magari con gli amici, quindi l'aspetto più conviviale, ecco, approfittiamo di quello magari. Allora, la cottura con la friggitrice ad aria, la consigli, chiede Giuseppe? Forse chi non vuole rinunciare mai al fritto cerca un'alternativa. Non lo so, non so bene come funziona questo tipo di cottura, però è pure elettrica, se ho capito bene. Non lo so, non lo so, magari riesce a essere meno grassa, probabilmente per quello che ha dei vantaggi, però, non so, non oso pronunciarmi su questo, dovrei capire bene. Allora, Simona fa una domanda che credo un po' ci siamo fatte tutte noi donne che ti stiamo ascoltando per il gonfiore e la ritenzione alle gambe. Hai qualche consiglio particolare? Allora, sicuramente dobbiamo andare a togliere il pacchetto, quello che vi ho già citato, dei cibi più problematici, soprattutto i latticini, che danneggiano proprio, o meglio, danneggiano, indeboliscono l'apparato linfatico, l'apparato circolatorio, quindi non aiutano in caso di ritenzione idrica. Vi consiglio il pediluvio allo zenzero. Come si fa? Prendete un pezzetto di radice di zenzero, un bel pezzettone così. Grattugiate, poi strizzate la polpa tra le dita, mettete il succo dentro una bacinella con l'acqua calda e ci mettete dentro i piedini, coprendo bene anche le caviglie. E funziona, dà sicuramente una mano. Poi, volendo, ci sono rimedi macrobiotici, però quelli vanno un pochettino personalizzati, possono non essere adatti a tutti, quindi insomma vanno un po' valutati. Il daikon, gli azuki hanno un particolare effetto diuretico, quindi possono essere d'aiuto. Allora, c'è Ivana che ti chiede un consiglio per gestire la nausea in gravidanza. Umeboshi. Allora, io direi di provare l'umeboshi, che può essere di nuovo dentro l'acqua, però la userei più nel tè. Quindi una tazza di tè cupiccia con dentro un pezzettino di prugna umeboshi. Oppure si può succhiare il nocciolo della prugna umeboshi. Oppure spalmare un velo sottilissimo di purea di umeboshi su una galletta, magari una galletta di riso integrale. E è di aiuto. Oppure si può usare anche il gomasio. Si può masticare un cucchiaino di gomasio, masticarlo bene, è un antinausea. Rosella, vorrebbe sapere se qualche formaggio fresco è permesso, dato che hai detto no agli stagionati. Allora, non c'è niente di permesso e niente di proibito dentro la filosofia macrobiotica, perché il fine ultimo è la libertà alimentare, cioè scegliere da soli il proprio cibo con una profonda consapevolezza, però non quindi scegli così in base alle voglie. Tutti i latticini hanno i loro problemi. I latticini freschi sono più yin, creano più debolezza, producono tanto muco, però non che quelli stagionati, no, anche loro.
sono più young, portano in profondità il sale, tanto sale, dei formaggi stagionati. Che siano freschi o che siano stagionati sono un problema. Questo però non vuol dire che non dobbiamo usarli mai. Di nuovo il buon senso, l'equilibrio, non usiamoli tutti i giorni, perché è lì che è la goccia che scava la roccia, che alla lunga ci può dare dei disturbi. Usiamoli come cibo occasionale, magari l'occasione speciale con gli amici, la cena, il compleanno, e se non abbiamo problemi di salute particolare ce li possiamo godere ogni tanto. Elisa vorrebbe avere da te qualche consiglio sulla colazione estiva. Cosa preferire? Allora, io consiglio sempre di puntare in generale tutto l'anno più spesso sul cereale sotto forma di chicco intero, riso integrale, farro, orzo, miglio, quello che volete voi, piuttosto che sulle farine, che ogni tanto vanno bene, ma puntati più sul chicco intero. Io d'estate lo mangio nella versione, diciamo, a temperatura ambiente, appena appena fresca, quindi acchiappo il mio riso integrale, utilizziamo dal frigorifero perché un cereale cotto dura in frigo 5 giorni, quindi comodissimo, lo acchiappo, o lo lascio un attimo a temperatura ambiente, una ventina di minuti, oppure lo metto un secondino in un pentolino con un po' d'acqua e gli tolgo giusto il gelo del frigorifero e poi me lo condisco a piacere, dolce, salato, come mi va. D'inverno invece mi faccio più spesso la crema di cereali che però è buona calda. Quindi d'estate magari una roba calda non viene voglia. Allora sto di più su questa soluzione. Daniela dice che mangia vegetale da una decina di anni e adesso ha il potassio un po' alto. Cosa le consigli di fare? Allora devi chiederti se magari non hai fatto l'errore di ridurre drasticamente il sale, come spesso sentiamo consigliare, ma in un'alimentazione prevalentemente vegetale il sale è fondamentale, altrimenti si crea questo squilibrio verso il potassio. Noi dobbiamo avere l'equilibrio sodio-potassio. Quindi chiediti se hai tolto il sale, cerca di usare i condimenti salati, quelli che fanno tanto bene, come il miso, la salsa di soia, l'umeboshi, e questo dovrebbe piano piano ridarti questo equilibrio, perché un'alimentazione vegetale fatta bene, che ha dentro anche il sale, quello buono, usato bene, non dà questo tipo di squilibrio, quindi c'è qualcosa che non va, oppure magari usi tanta frutta tropicale che ha un forte squilibrio verso il potassio, quindi da qualche parte la troviamo la quadra se la vai a cercare. Alessandra, chiede se ci puoi parlare del caffè di cicoria, forse ne vorrebbe anche una versione estiva. Allora, i vari surrogati del caffè, che sia cicoria, orzo, Yannone, si possono bere anche freschi, quindi non per forza caldi. Quello di cicoria va bene perché sì, ok, di cicoria, però questa cicoria tostata, leggevo, ma andate a verificare da soli, mi sembra che produca tanta acrilammide, proprio per via delle sostanze che contiene, che portate ad alta temperatura ne producono tanta, che è una sostanza, insomma, che non è tanto benefica. Invece i mix di vari cereali in cui c'è l'orzo, ghiande, c'è anche la cicoria, però è meno perché ci sono anche altre cose. Sembra che da questo punto di vista vadano un pochettino meglio, però ecco, questo è l'unico neo che andrei a trovare sul caffè di cicoria. E Antonella invece ti chiede se puoi approfondire un po' il discorso sul tè kombucha. Allora, il kombucha è un fermentato zuccherino e quindi dal punto di vista della macrobiotica è molto yin, quindi più estivo, da non usare se ci sono certi problemi come reflusso, colite, dermatite e compagnia bella. Per la macrobiotica sono più sani, più equilibrati, i fermentati bilanciati con il sale, quindi gli insalatini, le olive in salamoia, i crauti. Invece questi fermentati zuccherini sono molto sbilanciati verso l'uomo. Monica vorrebbe sapere, avere qualche consiglio per chi come lei ha il ferro basso. Allora, quando c'è una carenza di ferro, di solito il problema è la capacità assimilativa dell'intestino tenue che si è ridotta. Infatti tante persone magari prendono gli integratori, ma il ferro non si alza perché non riescono proprio ad assorbirlo bene.
E allora bisogna fare di solito un lavoro di tonificazione del tubo digerente, in particolare dell'intestino tenue. E se c'è qualcosa che è particolarmente magico per fare questo lavoro è la zuppa di miso, in virtù del miso in particolare, ma proprio anche per questo equilibrio speciale. E poi è utile il cutto. E poi, per migliorare la qualità del sangue in generale, compresa l'aspetto del ferro, il brodo di clorofilla, da provare, da prendere per un bel mesetto. Allora, in molti ti chiedono, rispetto al rimedio acqua e umeboshi, se poi questo umeboshi cosa ne possiamo fare? Si può mangiare? Allora, alla fine della giornata, l'umeboshi che è stata nell'acqua ha praticamente pian piano perso tutti i suoi sali, il grosso del sale, e quindi alla fine ce la possiamo mangiare. E ci chiedevano anche ogni quanto dobbiamo cambiare quest'acqua. Ah, io direi che ogni giorno vi fate la vostra bottiglia con dentro la mezza prugna umeboshi, la prugna intera. Poi mi è capitato di trasferire una prugna da una bottiglia all'altra, ri ricaricarla durante la giornata. Insomma, non è il farmaco, ecco, che ci vuole il dosaggio preciso. Allora, Magda chiede rispetto ai formaggi vegetali. Molto yin pure loro, abbiamo il vantaggio di non avere tutti i problemi legati al latte animale, che già sicuramente li conoscete, non starò ad elencarveli, però non li userei frequentemente, ogni tanto. Io stessa ogni tanto mi faccio d'estate un formaggio spalmabile che faccio partendo dallo yogurt di soia che trovate sul blog, però ecco, lo sento che è molto raffreddante, quindi non usiamoli troppo spesso. Eleonora ha un'allergia alla soia e vorrebbe sapere con che cosa può sostituirla. Allora, per fortuna adesso c'è la possibilità di trovare il miso di ceci, il tamari di lenticchie e mi sembra anche di ceci, il tempè di legumi vari diversi dalla soia, ne ce ne sono veramente di tanti tipi, lupini, ceci, azuchi. Quindi non ci sono grossi problemi se non puoi usare la soia. Va bene, De Alma, io direi che forse un'ultima domanda. Ti faccio una domanda sull'emicrania. C'è chi ne soffre in maniera frequente anche se è vegano. Qualche consiglio? Allora, dobbiamo dire una cosa fondamentale, che vegano non significa per forza sano. Cioè la definizione di vegano non ci dice che cosa una persona mangia, ma che cosa non mangia, cioè toglie un pacchetto di alimenti per questioni etiche. Ma potrebbe mangiare male, potrebbe mangiare squilibrato, potrebbe non conoscere lo yin e lo yang e fare degli errori. Io stessa, più di circa 15 anni fa, adesso anno più, anno meno, non conoscevo la macrobiotica, ero vegana e quando ho scoperto la macrobiotica ho detto, oh mamma, quanti errori che ho fatto. E l'emicrania può avere a che fare con tutti questi errorini, quindi bisogna andare a vedere esattamente che cosa si mangia e la mia esperienza personale, proprio con le persone che seguo con la consulenza, è che l'emicrania sparisce nell'arco di 3-6 mesi. Ciao! Benissimo, allora De Alma, prima di salutarci vorrei riparlare un attimo del tuo corso. Chiedo anche a Margherita magari di rimettere la slide, così facciamo un bel recap. Allora, sono, ci hai detto, 10 lezioni, Esatto. 2 volte a settimana, il lunedì e il giovedì, per 1 ora più 30 minuti di domande. E il corso è su un gruppo Facebook privato ed esclusivo. Quali materiali avranno gli iscritti durante il corso? Allora, avranno ad ogni lezione la dispensa relativa proprio alla lezione e poi io durante la settimana pubblico spesso degli altri contenuti. E di diverso genere e ci saranno tutte le sorprese. Quindi noi diciamo 2 volte a settimana, il lunedì e il giovedì, ma in realtà è un corso che si Sì. sviluppa per un mese intero ed è continuativo. Il corso è Sì, rivolto a tutti, a chi è. sì, sì. Sì.
Assolutamente per tutti. Sicuramente io ho pensato a tutte le persone che vogliono iniziare questo viaggio, che hanno solo magari sentito parlare della macrobiotica, però vedo che questa edizione, la prima che è partita, che siamo quasi alla fine, mi dicono che è utile anche a chi già conosce la macrobiotica, la pratica, perché comunque è Repetita Juvent, oppure comunque ti serve avere il sostegno degli altri, vedere che anche gli altri hanno le tue difficoltà, che non sei solo ad essere magari incasinato su certe cose. Quindi, insomma, ho visto che serve veramente a tutti. Beh, sicuramente perché tu sei un insegnante super con un bagaglio, Speriamo. l'avete sentito stasera, sterminato, e anche una capacità di trasmettere conoscenza agli altri che non è da tutti ed è molto rara. Quindi per approfondire io vi invito a iscrivervi ora al corso di macrobiotica intensivo online con De Alma Franceschetti. Il link lo vedete sulla slide macrogo.to/corso-De Alma. Vi ricordo che il corso è a numero chiuso e che la prima edizione è andata sold out nel giro di un paio di giorni, forse meno. Io credo che anche oggi De Alma abbiamo dato un sacco di input, di informazioni pratiche e utili per avvicinarsi al mondo della macrobiotica, e ti ringrazio per essere stata con noi. Grazie a voi, spero di essere stata utile per quest'estate, insomma. Grazie Credo proprio di sì, le domande sono state tantissime e ci hai dato veramente tanti suggerimenti e consigli pratici. Alla prossima, grazie mille De Alma, ciao, ti mando un alla abbraccio. prossima. Ciao Mariana, ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Buonanotte, ciao Ciao. a tutti coloro che sono stati con noi oggi. Vi saluto, vi ringrazio e vi do l'appuntamento al prossimo MacroLibrarsi Live. Ciao!